capocannoniere di Coppa, lecito attendersi una grande prova. Serata piovosa, terreno allentato. Di vederlo all'opera. Il match potrebbe essere deciso da una sua giocata, un suo guizzo. E Inara non può sbagliare da lì. 1-0, risultato che si sblocca grazie a questo gol. È tutto solo? È arrivata la rete che consente di riacciuffare la parità. Non è finita. Vediamo cosa fa ora. Può essere l'azione del vantaggio questa. E c'è il gol! Magnifica conclusione al volo! Pellegrini può avanzare indisturbato. Questo è il gol che vale la parità. Ci prova il Belgio a rendersi pericoloso. Tifosi dei Diavoli Rossi. Fischia l'arbitro e manda le squadre negli spogliatoi. Match. Stamford Bridge è la nostra meta per il match di oggi. Cerca il filtrante per aprire la difesa. E c'è il gol che cambia tutto. Sono avanti adesso a poco dal termine. Una doccia gelata per la formazione avversaria. Vedremo. Finisce il match. 3 punti pesanti per il Chelsea. Un successo. Attenzione. Squadre già in campo, si attende solo il fischio dell'arbitro. Pochi attimi ancora prima. Fondamentale. È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. E c'è la rete, una conclusione spettacolare, potente, precisa. Distanza notevole, non ci ha pensato due volte. Può ricevere una posizione interessante. Deve sfruttare questa occasione. E c'è il gol, meraviglioso in acrobazia. Match. Casa del Brighton, pronti a seguire questo match. Un saluto ai tre quarti avversari. Mette in area verso il compagno. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Kovacic. Sale Arnold. Questo è il gol che vale la parità. Calcio di rigore per il Chelsea, nessun dubbio per l'arbitro. Hanno l'occasione per tornare in vantaggio, vediamo se la sfruttano. Rigore parato! Buona l'intuizione qui. E c'è il gol, passano nuovamente a condurre. Si è tenuto palla meno degli avversari, questo dicono i numeri. Ma questo dimostra che nel calcio... Fallo brutto questo, qui può arrivare il rosso. Se prima era difficile rimontare lo svantaggio, la difesa... Pallone respinto, si oppone ma non è finita e il pallone entra. Che carattere questa squadra, con l'uomo in meno trova il pareggio. Fine della gara. Kovacic prova a calciare, incredibile, si sono portati in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica, dimostrando enorme compattezza. Kovacic, fine dei giochi con sconfitta dunque. Bellissima per il match di oggi. Etihad Stadium di Manchester. Palla per Bellingham. Occhio perché se ne va. Si oppone alla conclusione. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Grande possibilità. Che tuffo del portiere! Ma il suo ingresso in campo dalla panchina. Ricca di adrenalina, ovviamente aspettative enormi per i tifosi delle due squadre. Gran colpo d'occhio oggi sulle tribune di Stamford. Un gran gol da calcio di punizione, difesa non proprio impeccabile. Zaffretta. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Ha segnato il gol l'Arsenal. Finale della sensazione di voler provare a vincere la partita. Szoboszlai! E c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare. E
prezioso qui Kanté nel recupero. Finisce il match, 3 punti. Alla fine stanno vincendo, ma devono segnare ancora. I padroni di casa hanno ottenuto un calcio di rigore. Può metterla da lì e c'è il gol, ne hanno fatto un altro, sono 2 adesso i gol di vantaggio. Provano ad aprire la difesa con questo giro palla ipnotico. Palla deviata dal difensore che si infila alle spalle del portiere. Pari. Arriva il fischio dell'arbitro, 3-2 il risultato finale.